Un caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, a cui per la rubrica Albania Italianofona oggi partiamo con un'intervista, secondo me molto simpatica, poiché abbiamo a che fare con un italianista molto particolare. Abbiamo il piacere di avere ospite in questo programma onorevole Mimico Velli. Grazie di aver accettato questa intervista. Grazie a voi e un caro saluto, un buon anno a tutti gli ascoltatori. Intanto, Mimi, lei è un italianista e sicuramente abbiamo parlato per i microfoni di Radio Radicale anche altre volte. Come iniziamo quest'anno? So che c'hai altre cariche. Ma diciamo che iniziamo bene. Abbiamo lasciato tra le spalle uno degli anni più duri dell'ultimo secolo, sia per i cittadini albanesi che quelli italiani che quelli di tutto il mondo. Con questa pandemia, questo virus che è apparso nelle nostre vite in un modo violento e che ha causato tante di quei decessi, personaggi che non ce l'hanno fatta, Sì, attività un anno chiuse, triste è insomma, stato, di tutto un e anno di più. triste. È stato abbastanza, anzi, molto triste. Dall'altra parte, credo che abbiamo diciamo, questa luce in fondo al tunnel perché i vaccini sono arrivati. I primi anche in Italia sono già vaccinati, quindi penso che arriverà anche in Albania molto presto. E siccome stiamo parlando di vaccini, io devo ringraziare l'ambasciatore Bucci e anche tutti quelli del governo albanese che stanno lavorando per poter portare anche dei vaccini che fanno parte della scorta italiana qui in Albania, come risposta dell'amicizia che tra i nostri paesi va avanti, non solo perché siamo stati Ci ha tutti fatto sentire più invasi vicini l'anno da difficile. questa situazione, ma perché la data della nostra amicizia va al di là di qualsiasi altra situazione, che sia questa una situazione simile o un'altra situazione, l'Italia è stata sempre un appoggio grande al nostro paese, ai nostri concittadini. Onorevole, lei è presidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento albanese. È presidente dell'Associazione Parlamentare Italo-Albanese e di recente hai avuto un altro carico importantissimo, vicepresidente dell'Assemblea Parlamentare della NATO, dei Paesi NATO. Cosa significa per Tirana avere lei in questa assemblea? Poi parliamo anche di relazioni italo-albanese. Ma diciamo troppi incarichi importanti, ma che sono collegati uno con l'altra, quindi credo che una aiuta l'altra e viceversa. Io credo che sono molto onorata ad aver ricevuto questo grande incarico come vicepresidente dell'Assemblea parlamentare NATO, una posizione, diciamo, che è la prima volta che un albanese arriva a questi vertici e dall'altra parte è un po' difficile con una rappresentante come la mia, come albanese, diciamo, no? Riceve e viene votata di questo incarico, ma comunque credo che questo vuol dire non che l'onorevole Codeli è una brava, ma perché l'Albania ha fatto di tutto per poter essere un alleato serio e anche fedele dell'alleanza. Ma Dall'altra non è parte, per caso che hanno scelto Codeli, poiché già ex ministro, oramai ex ministro della difesa in Albania, dunque diciamo che l'esperienza ha fatto il suo ruolo. assolutamente sì, l'esperienza, ma anche quello che viene detto, diciamo, anche il carattere, forse, anche la carisma della persona che sono. Quindi, senza dare troppa modestà a questo discorso, ma credo che è un tutt'uno di tante cose. Comunque, è una cosa bella per l'Albania, come del resto è una cosa
bella, anche perché da donna, essendo un vicepresidente, è un altro modo, diciamo, di fare di essere leader e di, anche di prendere delle decisioni che un uomo li prende giustamente in un altro modo. Forse è giusto, ma sempre un altro modo. Comunque, diciamo la verità, che la geopolitica sta muovendo con un dinamismo non facile e sicuramente avrai a che fare con situazioni che bisogna dare la decisione. Ma lei ha perfettamente ragione, perché se parliamo dell'Albania, non parliamo solo dell'Albania, ma anche, parliamo anche della regione, parliamo anche di Mediterraneo. Parliamo anche di svolgimenti molto, molto interessanti, per non dire un'altra parola, negli ultimi mesi, anche dentro l'alleanza. Comunque il presidente dell'Assemblea, che è una collega statunitense, un membro del Congresso molto, molto estimato, diciamo, viene con un'altra, diciamo, con un altro spirito, un altro progetto, no? E quindi sarà molto interessante far parte della sua staff e far parte anche di un, diciamo, lavorare con un'altra amministrazione, come del resto sarebbe quello del nuovo presidente eletto Biden. Quindi saranno tante le novità, credo. Sembra che sarà un anno molto dinamico dal punto di vista geopolitico. Comunque torniamo alla nostra casa, e dunque la nostra casa è anche l'Italia, e dobbiamo parlare di sfide. Sappiamo già che il ministro degli affari esteri Di Maio ha fatto delle visite da queste parti, a Tirana e di recente è stato a Pristina anche. Sembra che l'Italia ha capito che i Balcani hanno una importanza particolare per l'Italia stessa e l'Europa. Comunque, come l'ha visto lei da politico che conosce le relazioni italo-albanesi, diciamo, da molti anni, anche quando non eri politico, come la vede questo performance di Di Maio o del Ministero della Fanesina, diciamo? Ma lo vedo molto ambiziosa e molto positiva, quindi mi ha fatto molto piacere anche incontrare il ministro Di Maio, ma non solo. Io devo ringraziare l'Italia per tutto il supporto che ha dato sulla che fare con le riforme, specialmente quella giudiziaria in Albania, no? Tramite le comunità europee, ma anche l'Italia da sola. Comunque questo è stato veramente un gran successo, credo che avrà di sicuro bisogno di più tempo per dare i risultati, ma un buon inizio è la metà del lavoro, diciamo noi, no? Dall'altra parte credo che l'Italia ha sempre saputo credo che ha sempre saputo l'importanza dei Balcani. Il problema è che da un'amministrazione ad un'altra si sono anche intromessi altri, diciamo, altri discorsi o altri problemi forse più importanti, e quindi certe amministrazioni i Balcani le hanno lasciate a parte, mentre questa amministrazione lo devo congratulare, perché ha capito che l'Italia sta molto più vicina ai Balcani che altre nazioni, ed è interessata ad avere un certo rapporto, ma anche supporto, ma anche supervisione dei Balcani, come non lo avrebbe mai fatta, per ovvi motivi, ma anche per motivi che si devono scoprire. Quindi, sai, per noi l'Italia è un paese di un'importanza strategica, quindi questa è già questa è una cosa che già lo sappiamo. Si deve scontare. Spero e credo che sarà anche per l'Italia. Quando parliamo dei rapporti strategici, parliamo di investimenti, parliamo di 30.000 attività italiani. Albanesi che stanno in Italia, ma anche dei 30.000 roti italiani che vivono in Albania, quindi sai è un via vai in continuo, è una dimensione che cresce
di giorno in giorno e quindi è giusto che anche l'Albania, quando alla fine poi si fanno i conti, sta lì con una certa valenza, una certa importanza per la politica estera italiana. Insomma. Giustamente, parlando di queste dimensioni comuni, dunque degli albanesi che vivono in Italia e degli italiani che vivono in Albania, ci sono già in corso differenti negoziati. Iniziamo con quell'accordo che serve per conoscere i contributi sociali e unire loro, così possono approfittare, diciamo, più di 100.000 albanesi e sicuramente non pochi italiani che hanno scelto l'Albania come seconda patria. Hai già delle notizie da darci al riguardo? Allora, una delle ultime riunioni della Commissione Esteri che abbiamo fatta, abbiamo chiesto al ministro albanese della diaspora a prendere cura in particolar modo Aspetto importantissimo economico. Di questo soggetto, di questa cosa che ha una importanza veramente sostanziale per tanti degli albanesi che vivono, come lei giustamente ha detto, che vivono in Albania e viceversa. So che stanno lavorando da tutte e due le parti, forse dalla parte albanese un pochino di più, perché sono di più gli albanesi che sono interessati ad avere questo accordo, no? Finalizzare questo accordo. E colgo l'occasione tramite la vostra trasmissione per poter sollecitare anche il governo e l'amministrazione italiana a poter portare questa, diciamo, il livello dei discorsi già fatti e riunioni già fatti in un livello più alto per poter poi prendere una decisione finale che molto probabilmente sarà finalizzata usando anche la volontà dei parlamenti, sia quello italiano che quello albanese alla fine. Onorevole, un altro aspetto che ha a che fare con gli italiani che scelgono l'Albania come seconda patria sono i pensionati, quali per avere un permesso di soggiorno, secondo la legge albanese, devono aprire un business da queste parti o avere un affitto, cioè una casa in affitto, cioè delle regole che sembrano assurde, perché un pensionato non è che deve lavorare ancora, ha scelto l'Albania poiché gli conviene e sicuramente conviene anche all'Albania. Dunque, a questo argomento che ci hanno fatto sapere tantissimi pensionati italiani che vivono in Albania, cosa gli dobbiamo dire, cosa dobbiamo fare? Beh, questa è una situazione abbastanza nuova, cioè una cosa che noi non avevamo mai né progettato né previsto, no? E quindi siamo di fronte a una situazione di veramente molto, che c'ha molto intrigo dentro, nel senso buono della parola. Tanti pensionati albanesi hanno scelto di vivere in Albania sono per tutti tanti motivi. 3.000, e quelli che Sì, vogliono venire. Per tanti motivi. Oddio, niente, se io da pensionata un giorno voglio di entrare in Italia e vivere e consumare tutta la mia pensione là, per la legge italiana devo avere una residenza, poi di qua, di là, quindi sono tante le burocrazie da poter attraversare finché tu puoi avere un permesso di soggiorno, una carta soggiorno da pensionata o da pensionato, da albanese. Quindi sarà difficile, e so che è difficile anche per gli italiani che hanno deciso di venire qua, insomma, no? Il fatto che tu da pensionato devi avere un business non mi risulta una cosa ridicola. Che tu devi avere una residenza e pagare l'affitto o avere una residenza diciamo comprata o che ne so, è tutto naturale ed è tutto normale, diciamo, no? Quindi
Però, sai, non sono mai andata a vedere i dettagli di tutte le richieste che vengono fatte dal governo italiano o la legislatura a cittadini di una certa età. Quindi diciamo che è un soggetto che dobbiamo confrontare con serenità, ma anche con serietà. In questo modo possiamo poi aiutare tutti quelli che hanno deciso di venire in Albania e spendere degli anni belli qua in un paese che sia molto, diciamo, molto, molto sicuro, che Molto anche un sicuro, bello paese, comunque. Comunque diciamo, per un italiano portano del sarà sempre bene. una seconda casa, diciamo, non sempre. L'Albania sarà sempre una seconda casa. Quasi tutti sanno parlare italiano, si mangia alla italiana, la clima è la stessa, insomma, cioè sono dei benvenuti, insomma, no? Quindi si trovano come se fosse a casa. I Comunque, ci problemi prometti che farai dell'educazione chiamare in commissione credo che saranno. qualcuno a risolvere la cosa? Ci prometti via. Grazie Sì. Ogni promessa è un debito, si dice in italiano, ma prometto, prometto. Ok, poiché è importante, non sono pochi e portano del bene venendo qua. Infatti, E no, mi ha fatto assolutamente. paragonare, diciamo, quando dopo 100 anni andrai in pensione e dovresti scegliere Vabbè. l'Italia, sarebbe molto differente. Magari io sceglieresti l'Italia volentieri, dai. Parlare lei di pensione, sicuramente chi ti guarda dice: ma cosa dice questa ragazza comunque? Vabbè, io faccio il politico e i politici come gli artisti non vanno mai in pensione, ma l'età ce l'ho, eh. Comunque, è importante a dire a tutti i pensionati che oramai il Presidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento albanese, ma anche il Presidente della Commissione parlamentare italo-albanese promette di andare avanti e fare i cambiamenti dovuti della legge. Ed è Hai giusto che sia fatto così. le relazioni con il Parlamento italiano? Come andranno le cose per quest'anno? Sperando che Covid-19 andrà via. Ma sai, speriamo che le cose si avvicinano alla normalità, diciamo, no? E quindi io sarò più che onorata di fare una visita lì alle Camere, al Parlamento italiano, siccome ho già invitato un invio ai miei colleghi italiani per poter venire in Albania. Quindi vediamo un po', dipende dalle agende, anche se noi ad aprile entriamo in una zona rossa, diciamo, perché avremo le elezioni, ma comunque fino ad aprile hai voglia quante cose si possono e si devono fare. E quindi spero che i primi ad arrivare qua siano gli italiani, perché io l'Italia, se vado là, la conosco da cima a fondo, quindi Certo. non è una curiosità a me. Certo. Credo che per tanti colleghi Però vorrei italiani fare anche invece. un'altra domanda prima di chiudere. Hai ascoltato l'intervista dell'ambasciatore Paolo Foresti che ha menzionato lei e ha salutato lei, dicendo che non condivido politicamente, però da persona, da italianista, ha fatto complimenti. E poi. Oddio, io dipende. Quando l'ambasciatore Foresti dice che non condivide con me delle cose, dipende da che cosa si tratta, insomma, Politicamente perché parlando, ha detto. Parlando sì, della vabbè, ma persona è una cosa del tutto differente e ha fatto allora, dire che è uno dei pilastri migliori della sua conoscenza Foresti. con l'Albania. Beh, Foresti è soggettivo, perché Foresti e Siamo l'ambasciatore tutti Foresti soggettivi, eh? è soggettivo perché è un caro amico della mia famiglia. E quindi, no, lo dico soggettivo, lo dico in modo Sì, ho molto capito. amichevole. Lui ha fatto tanto per l'Albania e ha fatto anche di più di quello che un ambasciatore può e deve fare. Io lo posso definire miglior ambasciatore.
parlando a titolo personale italiano. Non so, dobbiamo chiedere ai ministri rispettivi. No, io parlo da cittadino libero, non parlo da politico. Comunque lui rimane un grande amico della mia famiglia e poi quando abbiamo ovviamente fatto anche dei discorsi lunghi sulla politica, in certe cose eravamo sulle nostre posizioni, in certe cose eravamo d'accordo, quindi la politica poi non è una cosa che non si muove, ci sono opinioni che possono anche cambiare, insomma, no? Sia quelli miei che spero anche quelli di Foresti, se no che ci siamo a fare qua, a stare tutti nelle nostre posizioni senza poi avvicinarsi in decisioni che fanno bene poi all'establishment, al paese proprio. Quindi, giusto, condivido. Almeno io la penso così, io mi ritengo una, diciamo, abbastanza tollerante. È una persona razionale, lo sappiamo. E gli facciamo i complimenti per questo, perché serve. Poiché non è che devi fare sempre a quello che dice il partito, bisogna trovare, andare oltre, il partito ti fa limitare, se non sbaglio. Per questo si chiama partito. Guarda, io faccio questo lavoro perché credo che ho ancora da dare al mio paese e anche ai miei cittadini. Il partito viene dopo, cioè il futuro del mio paese è molto, ma molto, ma lontanamente molto più importante di qualsiasi partito, anche se il partito in se stesso è un valore, quello che appartengo a me, ma che appartiene a me, ma anche gli altri partiti, è un valore sociale, insomma, no? Non è quando tu dici un partito ed è una cosa brutta, no, abbiamo scelto di stare in un sistema dove i partiti e la politica una cosa limitata, una parte, partito viene dalla parola italiana, no? Parte, cioè una cosa limitata. Comunque, la ringrazio onorevole di questa intervista e sicuramente io inizio quest'anno con questa intervista e andrà sicuramente tutto bene e ti do un buon anno anche a te. Io spero di essere una buona fortuna per te, che te la meriti, la tua trasmissione, la tua attività, ma che sia un buon anno per tutti noi e specialmente per il popolo albanese e quello italiano che rimangono sempre dei grandi amici e questo viene da una data molto più lontana che la nostra esistenza, anche la nostra politica. La ringrazio. Buon anno. Grazie a lei. Da Tirana, Radio Radicale, Artur Nura.